Non potevano mancare all'interno della rassegna del Festival Janigro i solisti di Zagabria, orchestra da camera nata nel 1953 per volere della radiotelevisione croata e tra le più longeve al mondo e affidata alla direzione del famoso violoncellista e direttore d'orchestra originario di Montagano, Antonio Janigro. I musicisti sono stati accolti dalla popolazione locale con molto affetto e i montaganesi hanno seguito con grande interesse le prove del concerto che avrà la sua giusta cornice nel Teatro Antico di Sepino. Ormai i solisti di Zagabria sono una delle formazioni, diciamo, di ensemble cameristici più longevi e più importanti del mondo e devo dire che come direttore esecutivo del comitato artistico sono veramente orgoglioso di quello che sta succedendo qui. Tra l'altro sono rimasti particolarmente colpiti anche da questo Salone del Belvedere del paese di Montagano che è incredibile come riesca ad accogliere un festival di musica classica sia nei suoi spazi, nella qualità dei suoi spazi. Presente in paese per il secondo anno consecutivo anche Damir, figlio del maestro e compositore, che oltre a dichiararsi orgoglioso e felice del festival dedicato alla memoria di Antonio Janigro ha anche anticipato che sta scrivendo un libro che uscirà l'anno prossimo in cui fa rivivere aneddoti e storie sulla sua infanzia con un padre famoso suo violoncellista e un nonno pianista montaganese che perse l'uso della mano destra in guerra. È stato un bravo papà, dice Damir, facendo notare le coincidenze del concerto. Io mio nonno purtroppo non l'ho mai conosciuto perché è morto prima della Seconda Guerra Mondiale, però mi fa piacere tantissimo che si ricordi mio padre in questo modo splendido e che ci sia questa organizzazione fortissima che ha presentato oggi un fatto storico in cui l'orchestra che mio padre fondò nel 1954 suona con un solista che suona il violoncello di mio padre, Oliver Herbert. E quindi è un fatto abbastanza storico in un certo senso. È per volontà di Damir che lo strumento del padre è stato consegnato incomodato d'uso ad un giovane talentuoso americano, Oliver Herbert, che si esibisce a Sepino con i solisti di Zagabria. Un grande onore, ma anche una grande responsabilità, dice il violoncellista. Yeah, well, this instrument, if I'm understanding correctly, questo violoncello ha una voce tenorile, è come avere un cantante a sua disposizione e soprattutto suonare questo strumento fa in modo che lui cerca di arrivare ai livelli di Antonio Janigro ed è molto contento di suonare uno strumento che ha una grazia di suono incredibile e che ha anche un'eleganza di suono che era tipica di Antonio.